Un saluto da Mapo, amici miei. Oggi facciamo un video diverso. Non ci sarà gameplay, non sarà un video che discuterà o mostrerà videogiochi, ma è un video su di me, sul canale, su quello che mi riguarda. Questo sarà il primo Q&A del canale. Tempo fa, a distanza di forse un mese l'uno dall'altro, ho fatto due storie su Instagram. Tra l'altro, se volete iscrivervi anche su Instagram, seguirmi anche lì, perché poi si dice seguire su Instagram. Ho fatto due storie dove chiedevo appunto di farmi delle domande e avrei usato queste domande per farci un video dando delle risposte oneste. Ovviamente questo è un video che punta a dare delle risposte oneste, quindi voi so già che farete domande bastarde perché volete sapere le cose piccanti, ma in realtà non è detto, perché molti in realtà sono solo curiosi, non sono per forza maliziosi. Quindi cominciamo subito, io leggerò i nomi battezzati da Instagram, poi chi conosce le persone bene, chi non le conosce amen, lasciamo così. Prima domanda, Kevin Feriani PH. Ciao Kevin, come ti sei avvicinato al sim racing e cosa ti ha fatto nascere il desiderio di fare il video e le stream? Partiamo subito con una bellissima domanda. Allora, il sim racing in generale mi piacciono i videogiochi, questo ormai è chiaro, il canale nasce su contenuti eterogenei nel mondo dei videogiochi, poi io già da tempo sono sempre stato più appassionato ai giochi racing, sim racing è una parola grossa, però diciamo giochi di corse, quindi racing. Da lì ho iniziato, finché mi sono deciso finalmente a fine 2020, che fosse in periodo di Covid pura casualità, di comprare il volante. E già mi spingevano tutti quanti di farlo, io li davo e non li davo importanza. In realtà da lì mi si è svoltato tutto, quindi il tutto nasce dal gusto di giocare ai giochi racing, dal provare un volante, dall'appassionarsi ancora di più della guida con volante, da lì nasce sim racing. Il desiderio di fare video nasce da sempre, è frutto della mia creatività, del mio modo di essere. Già ai tempi della scuola facevo video stupidi, ma comunque è un modo di creare, no? Produrre, usare la fantasia per esprimere qualcosa di tuo. Ho unito le passioni, quindi videogiocare, fare video, e così è venuto fuori il canale a tema sim racing al momento, però all'inizio era nato diversamente. Le stream, in realtà, quindi le live, sono un modo quasi simile a quello di fare video, con una grandissima differenza, che lì sei dal vivo, lì ti metti alla prova, alleni anche quella parte comunicativa dei tuoi messaggi che vuoi dare, perché sei in diretta, non ti nascondi dietro un montaggio, dici le cose come ti vengono e questo può essere molto istruttivo per te stesso. E poi in generale mi piace avere il pubblico, mi piace seguire una chat, mi piace che voi siate intrattenuti in diretta, percepisci di più il risultato del contenuto. Già come prima domanda ci siamo dilungati tanto, quindi andiamo avanti. Penso che sia una L o una I, non lo so. I o L Canitano, facciamo solo Canitano. Secondo te per quante volte a settimana bisognerebbe correre su ACC per una buona risalita di SA? Quante volte... che cazzo? Perché? Ma no, non quante volte a settimana. Allora, il mito dell'SA è un mito che io non sopporto, perché in realtà ci date troppa importanza. Se voi siete bravi piloti, l'SA non sarà mai un problema, ma bravi non vuol dire essere veloci, vuol dire essere normali, puliti, stare in pista, star vicino agli altri, non creare casini, rispettare le bandiere blu. Sì, ok, forse non è così facile. Quando sono passato a PC, ci ho messo 5 gare circa arrivare sopra l'80. 5 gare. Vuol dire che lui prende gli ultimi risultati e di quello fa una media. Quante volte a settimana non ha senso e... Tu guida quello che vuoi guidare, magari fatti anche una gara lunga a settimana, come faccio io, magari in live. Una gara lunga a settimana, però devi guidare bene. E non devi forzarti di guidare bene. L'SA non deve essere un inganno, deve rappresentare te stesso. Però mi chiedo, chi non riesce ad avere almeno 80 di SA vuol dire, cioè, scusatemi, scusa, lo dico proprio con... Non pensate male, cioè, guida proprio male, perché ci si arriva facilmente. Fabri Hates... X, scritto un po' strano. Battlefield 2042 ha una storia o è solo pura follia online? Boh, non lo so. Credo di aver giocato a Battlefield, forse su Xbox 360, non mi ricordo neanche quale fosse. Mi ricordo vagamente il genere, non so dire assolutamente nulla sul 2042. Quindi non so perché tu l'abbia buttata lì, però... Non mi esprimo, ha una storia o solo pura follia online? Non ho idea, mi spiace. Mario Cozzi 78, come fai a conciliare lavoro, vita privata, gioco e montaggi video? Da padre vorrei qualche spunto. Arciminchia, questa è una bellissima domanda, bravo Mario.
Come fai a conciliare lavoro, vita privata, quindi lavoro, famiglia in sostanza, gioco e montaggi video? Ok, da questi quattro elementi escludiamone già uno per facilitare. Il gioco non esiste. Questa è una dura verità, ragazzi. Ed è anche una grande mia tristezza. Il gioco non esiste perché io qua non gioco più da tantissimo tempo. È così. Io non gioco, cioè io sono qua per produrre. Ovvio che mi diverto anche a registrare video e gioco mentre lo faccio. Però c'è sempre quel pensiero che va al risultato, che va a... Ok, io sto guidando in questo modo, la gara sta andando in quest'altro modo, quindi so che il video verrà in questo modo. Come posso anche dirottare il mio gameplay in quel momento per migliorare il video? C'è anche questa cosa qui. Magari non si nota, ma io lo so. Quindi il gioco non esiste. Il lavoro come faccio? 8 ore al giorno in orario normalissimo, quindi lì il tempo è quello. Vita privata nel restante del tempo, e vita privata per me vuol dire moglie e 2 figli. Questa è una grandissima difficoltà. Io l'ho detto tante volte in tanti video, l'equilibrio è una cosa importantissima se vuoi riuscire a fare queste cose. Non ci riesco perfettamente, ma cerco di pensare a farcela, quindi dedicare del tempo a tutti quanti. Non ne sottraggo più di tanto alla famiglia, perché comunque tutto quello che vedete prodotto viene fatto dopo le 10, 10 e mezza di sera. Live incluse, tutto quanto, montaggi, registrazioni, tutto quanto. Quindi in quell'orario i figli sono già a letto e chiaramente non scendo tutte le sere, sto un po' in maniera alternata in compagnia di mia moglie e altre volte vengo qui a produrre. Chiaro, sono stanchissimo e quindi come faccio a trovare il tempo dopo le 10:30? Perché mi dilungo spesso fino all'1:30-2, quindi dormo pochissimo. E, da padre vorrei qualche spunto, non te lo consiglio, se il tuo è solo trovare un modo per giocare... Cioè Mario, ma dai, che cazzo ci vuole? Anche a mezzanotte posso mettermi a giocare, che non succede niente. Tanto finisce lì. Tony Creep, youtuber più simpatico e più antipatico che conosci? Ecco, questa è la domanda che mi aspettavo, perché in tutti i video di questo tipo viene fuori questa domanda. Youtuber più simpatico che conosci, che conosco. Per me lo youtuber migliore che ci sia è più simpatico anche, sì. È Michele Molteni, non c'entra niente col sim racing, è un ragazzo che fa contenuti straordinari, ha una follia creativa incredibile, ha dei montaggi che rimango a bocca aperta, veramente, sì. Cioè veramente ha tutto il mio rispetto, non ci conosciamo ovviamente, cioè, io conosco lui, e punta sempre più in alto, quindi io lo seguo sempre con piacere e i suoi video mi tengono lì in maniera incredibile. Più antipatico che conosci? Ragazzi, qui... Qui posso parlarvi di una categoria più che di persone. Non mi piacciono quelli che rosicano, non mi piacciono quelli che fanno video in continuazione dicendo, lamentandosi di qualcosa. Video troppo concentrati su se stessi, video dove sento troppo spesso la parola io sono, io faccio, io voglio. Youtuber che hanno bisogno di sentirsi dire che sono bravi, che un po' come dire mamma mi dici che sei bravo. In generale... Youtuber che passano più tempo a parlare dei cazzi loro che a fare contenuti veri. Ecco, questa cosa non mi piace tanto, poi certo se anche hai la presunzione di insegnare cose che non sai, poi diventa brutto. Ci sono pochissimi che sono così, sulla mano, insomma. Marco Cardilli, riuscite ad organizzare un torneo a libero ingresso con altri YouTube e creators? Allora, io non sono tanto... Cioè, non è che non sono, faccio fatica a partecipare a eventi di altri, se le cose le faccio di solito sono organizzate da me, perché appunto non potendo pensare a ciò durante il giorno, ma solo la sera di solito sono lì che, cioè, devo produrre queste cose, i video, eccetera, le live, il tempo per cose extra, soprattutto in questo periodo, è rarissimo. Non mi dispiacerebbe, l'unica cosa che ho fatto insieme agli altri è stato, vabbè, qualche volta con l'uno di XMAZ, però... niente di straordinariamente ufficiale, ho partecipato una sola volta alle Wacky Race Tiff 1 che organizzava Nu e appunto gli altri. Devo dire che sono cambiato nel tempo perché le live non mi piacciono più caotiche, la cacciara mi dispiace un po', cioè mi dispiace soprattutto che io perda troppo il contatto con la chat, perché il motivo per cui faccio le live è veramente siete voi, cioè il pubblico, e io devo rispondere a voi senza dar fastidio agli altri che a loro volta risponderanno alle loro live. Si può fare un torneo ingresso libero, ma non è che... Cioè, non lo disdegnerei, però per ora non è venuto fuori niente. E non è neanche un problema che non sia successo. Rijaka, PC economico per i sim racing.
Non lo so, adesso sono cambiati molto i prezzi, non so dirti le componentistiche. Io circa più di un anno fa, sì, un anno e mezzo fa ho comprato il mio, ho speso intorno ai 2000, ho un buon PC tuttora valido. Adesso so che le cose sono molto cambiate, probabilmente il mio stesso PC anche con forse 1000 euro in meno lo prenderesti. Se volete un consiglio, mi sono rivolto a Hollow Store, che è un negozio di Empoli, ma un negozio serio, ovviamente funziona anche online, andate lì a vedere, è una pubblicità gratuita che faccio a loro. Hanno già delle build fatte che potrebbero essere buone per voi, quindi date un'occhiata. Comunque, diciamo, state un po' nel prezzo, state un po' in quel prezzo che vi ho detto, 1000, 1500 già un bel PC. Francisco92, hai mai pensato di entrare a far parte di un team, dato che ACC è il tuo sim preferito? No. No, perché farebbe parte di quella cosa che io non faccio, cioè giocare. Io non gioco. Forse lo simulo bene o lo recito bene, io non gioco. Io faccio video per il sim racing. È quello il mio scopo principale. Ovvio che mi diverto come pazzi, ovvio che magari a 50, 55, 60 anni io vorrò giocare, vorrò correre, potrebbe essere. Far parte di un team è impegnativo, è quasi totalitario, no, non è detto, però devi impegnarci parecchie energie. Io non ho nemmeno tempo di allenarmi quando organizzo le live, quindi no. Tempo fa mi avevano chiesto se volevo prendere in gestione, ma più di un team, se volevo prendere in gestione un team e costruirmelo da me. Non mi sembrava una buona idea. Lagmaceo, mi si è invertito da solo l'acceleratore con la frizione su una T3PA su AC, come faccio? ma perché mi scambiate per l'assistenza Logitech Thrustmaster? Cioè, non lo so, si è invertito da solo l'acceleratore con la frizione. In teoria è il tasto mod, se non ricordo male, che c'ho ancora il Thrustmaster io, tasto mod che o è o è rosso o è verde, se a seconda di quello che lo schiacci ti inverti i pedali. Però se cerchi su internet fai prima. AlexVet80, ciao Mapo, hai mai pensato di partecipare a un campionato endurance? Allora, ne ho fatto solo uno di campionato, il trofeo italiano gentleman, che erano due gare da 30 minuti, quindi un po' diverso. Andando un po' oltre come lunghezza non è proprio nelle mie corde, un po' per il motivo che ho detto prima, cioè io devo comunque correre cercando di produrre un contenuto. Fare una sintesi di una gara da endurance, che minimo è un'ora, ma anche di anche due ore, è un po' difficile. Non lo so neanche se mi piacerebbe. Tra l'altro vi dico una cosa che non vi ho mai detto, l'ACGT2, che forse è in corso ancora mentre registro questo video, a quel campionato che organizzato sempre da The Italian Job, Sim Racing, mitici, a quel campionato sono stato invitato, ma gentilmente invitato, e io gentilmente ci ho pensato un attimo, ho detto no perché non ci stiamo dentro. Tra l'altro avrei dovuto farlo in squadra, e anche lì è difficile perché se io voglio fare un video di tutto l'evento come è fatto per il trofeo italiano gentleman, se sono in squadra comporta anche che avrei una chat vocale, quindi in quel momento registrare mentre il mio socio sente, magari interviene su quello che io dico. E ragazzi, io ci tengo un sacco al contenuto, se faccio queste cose devono funzionare, e so che la gente non è sempre così, però spesso mi invitano anche perché io faccio queste cose, quindi devo anche in qualche modo garantire quello che sono e quello che faccio. Mick Bornilene, che auto guidi nel mondo reale? Niente di speciale, nel mondo reale non ho mai avuto grandi auto, non ho avuto neanche tante, devo dire. Al momento sono con una abbastanza vecchia Fiat 16, quindi un'auto che cioè, in realtà la uso per tutto, anche per portare la roba in discarica, è sanissima. Niente di speciale, però devo dire che quel motore, che ormai è vecchio, però il Multijet 2000, che tra l'altro è 140 cavalli, quello va molto bene. Devo dire che hanno fatto un ottimo motore la Fiat, soprattutto quella cilindrata e quella potenza, e non consuma neanche tanto. Nick Dea, ci racconti qualcosa in più del campionato con gli iscritti, con equipaggi o singolo, categoria? Questa è una cosa che ho detto, quasi promesso che farò con la nuova stagione. Continuo a dire che sarà su Assetto Corsa 1, però pensandoci non lo so ancora. Perché Assetto Corsa 1 è bellissimo, puoi variare, puoi decidere le auto che vuoi, ci puoi introdurre le mod, collaudate ovviamente, livellate, però c'è un problema che è un po' instabile nell'online, quindi non lo so. Verrebbe un po' meglio farlo su Assetto Corsa Competizione, anche perché in generale quel gioco gestisce molto meglio la competizione, si tiene forse meglio tutti i log, è un po' più gestibile, non lo so ancora. Comunque sarebbe un campionato normalissimo, 4-5 gare, non troppo lunghe,
no, assolutamente equipaggi no, quindi singolo, una ventina di partecipanti circa, con premi interessanti, come avevo fatto il campio mapo un po' di anni fa su Xbox. Quindi premi validi, come una postazione se trovo gli sponsor, come 3D Rap che metterà sicuramente degli altri oggettini. Categoria, se fosse su ACC sarebbero GT3. Se fosse su Assetto Corsa 1, direi assolutamente auto giapponesi. Cioè, tutta la vita. Ci penso, ragazzi. Magari faremo un primo test di prova di alcune macchine per capire se la cosa regge. Sta venendo un po' lungo, ma non me ne frega niente. Marco Festosi, lo sponsor per il PC lo hai cercato tu o ti hanno cercato loro? L'ho cercato io perché il PC non è sim racing. E nel sim racing veramente fai così. Aspetta. Così, ecco, sentono un po' meglio. E la gente viene da te perché tu sei a tema. Sei giusto, sei inerente a quello che chiedi. Il PC no. Il PC, a meno che hai grandi numeri, è un canale gigantesco, allora ok. Se no è un po' difficile. Dire che è uno sponsor, sì, ma in piccola parte. Perché, ripeto, io ho speso poco meno di 2.000. Ho avuto un po' di sconto, ma non è niente rispetto ad altre cose. Quindi l'ho cercato io e ci ho messo anche parecchissimo tempo a trovarlo. Penso che tra Italia e estero ammetto di aver mandato in giro 40-50 richieste in giro. Devo dire che all'estero reagiscono molto meglio, però alla fine è arrivato in italiano. Geza, SR su Assetto Corsa 1 si può aumentare solo in gare online o anche in gare personalizzate? SR su Assetto Corsa 1 immagino tu ti riferisca a Low Fuel Motorsport. Si può aumentare solo in gare online o anche in gare personalizzate? Che gare personalizzate ci sono? Cioè, allora, SR non esiste su Assetto Corsa. Se parli di LFM, delle gare che organizzano in LFM. Tra l'altro vi dico una cosa, se iniziate su LFM, quindi Low Fuel Motorsport, dovete fare la licenza. Magari volete correre su Assetto Corsa 1? La licenza si fa comunque con Assetto Corsa Competizione, non rompete le palle. Astrus, perché si vede Forza nel monitor? Devi portare qualcosa del gioco? Ah, perché quando ho fatto la seconda storia si vedeva Forza nel monitor. No, semplicemente lo stavo aggiornando. Nel momento in cui registro questo video non ho ancora avviato il gioco. Escono aggiornamenti ogni tot e visto che in questa fase ho il Game Pass attivo, anche per aver provato F1 24 con l'EA Play, sicuramente un altro video su Forza ci uscirà. Salvo Peda 92, 3 iscritti, consigli per partire meglio? Amo i tuoi video e ti seguo da tempo, grande Mapo. Grazie Salvo Peda. 3 iscritti, consigli per partire al meglio. Credi in quello che fai, non avere, ecco, questa volta lo posso dire, non essere così arrogante, non essere così presuntuoso da poter pensare che lo scarto sia accettabile. Intendo quando registri, lo scarto, i cambi di schermate, le pause nei menu, tu che ripeti una frase, tu togli tutto, fatti un culo tanto nel montaggio perché la gente non gliene frega una sega di te, di delle tue pause. Quindi cerca di veramente tirar fuori il netto del contenuto e far sì che quel netto sia di valore. Non trascurare le copertine assolutamente, perché credimi Salvo che le copertine molte volte, se non quasi sempre, sono più importanti di quello che c'è dietro. Porca troia, se è vero. Per il resto segui la tua passione e tratta un argomento. Comunque gira intorno a quell'argomento. Tony Creep, come ti è nata la passione per il sim racing? Quale gioco ti ha avvicinato da piccolo? Allora, un po' come detto prima, mi è nata in generale dai giochi racing, se abbiniamo sim racing a racing. E i giochi, quale gioco ti ha avvicinato da piccolo? Sì, è una domanda collegata alla prima. Penso che i primissimi giochi racing, questo l'avevo detto all'intervista di Xander, fosse Sport Car GT, uno dei primissimi, anche Viper Racing, cioè di quelli un po' seri. Magari un giorno cercherò di riportarlo sul canale, cercherò di ristallarlo sul mio PC. Poi anche su, cioè veramente, quando ero un bambino, c'erano giochi con macchine volanti, su floppy, Speed Racer mi ricordo che si chiamava. Poi in generale quello che mi ha più trasportato verso il vero racing e sim racing è stato Forza Motorsport. Quindi Xbox 360, pad in mano, Forza Motorsport 2, 3, 4, 7 e adesso quello nuovo. Pochissimo, però il 7 più di tutti. Ma se invece volessimo parlare solo di sim racing, quello che mi ha stregato è stato Assetto Corsa 1. Assetto Corsa 1 tutta la vita, su Xbox One. Pietro Bagnoli, come cazzo si frena su LMU? Minchia, frena piano. Se tu arrivi da Assetto Corsa Competizione o da qualsiasi altro gioco, le prime 62 staccate inchioderai.
All'inizio ti consiglio di spostare il BIOS sull'anteriore, non si dovrebbe fare, però ti aiuterà questa cosa. Non mettere aiuti perché alla fine è sempre meglio imparare a giocare con gli aiuti congrui alla realtà. Frena piano, ragazzi, io poi non so che pedaliere tu abbia, io ho la Engage di 3D Rap con la cella di carico che è veramente a pochissima corsa, si muove poco, quindi è molto duro il pedale. Se non sbaglio al massimo puoi ridurre un po' la forza frenata nel setup della macchina. Lunadix28, chi è il più grande youtuber con cui hai fatto video insieme? Sento un po' di malizia in questa domanda, ti risponderò in maniera bastarda dicendoti di sicuro non sei stato te, Diego. Stefano Giordano, venduto il mio Alfa Mini, l'acquirente mi dice che non ha force feedback su ACC, come posso aiutarlo? Adesso faccio anche servizio post vendita di altri. Non ha force feedback su ACC, come posso aiutarlo? Cioè, solo su ACC? Non capisco sta cosa. Non lo so, chiama, se è ancora in garanzia, Direct Drive Italia. Non so, non ha una spiegazione logica che non ce l'abbia su ACC. Cioè, o il profilo che usi mentre usi quel gioco è a zero. Ah, se no che cacchio è? Boh, non mi viene in mente niente. Jack Giampa, ti dà più soddisfazione ottenere tante visualizzazioni per un tuo video o vincere una Endurance Online? La risposta già l'avete capita, i video più di tutti. Più degli iscritti di un canale, che comunque fanno ego, fanno orgoglio, mi importa molto vedere i numeri che fa, quindi le visualizzazioni, ma soprattutto il watch time, anche i like, non mi dispiacciono, e poi anche commenti belli, univoci, non stupidi, non primo, non ciao grande mapo, cioè va benissimo, fatelo, però chiaramente quegli altri sono più belli. Vincere una gara online mi piace anche quello, ma non succede quasi mai, forse per quello non mi ricordo neanche più com'è. Sempre Jack Rampa, seconda ed ultima domanda, sei mai stato nelle Marche? Se no ti aspettiamo. Potrei esserci qua in questo momento mentre vedete il video. Eh sì, comunque ci sono già stato. Sid2784, che polliciaggio minimo consigli per i Simax Racing? Quindi parli di monitor, allora minimo, importante la distanza e l'altezza. Io, ragazzi, non c'ho ancora il monitor ufficiale, dico sempre che c'ho un monitor che non è ancora a posto, è un 2K 60Hz, quindi non gioco ancora al meglio. È un 27, quindi per molti potrebbe essere piccolissimo, però è molto vicino e non mi crea questa necessità di avere di più. Penso che al massimo arriverei a un 30-32 e resterei sui 16 noni, sì, anche per un discorso di video, per mantenere i 16 noni come la registrazione. Sempre Sid, cosa fai per campare? Come riesci a conciliare bene l'essere streamer e youtuber con il resto? In parte abbiamo già risposto. Cosa fai per campare? Io sono un informatico, mi occupo di supporto ma anche sviluppo IT in informatico, in parte anche programmazione in ambito retail, quindi nella parte informatica dei negozi retail. Come fai a conciliare bene l'essere streamer, youtuber e tutto il resto, appunto, con l'equilibrio e non dare fastidio alle altre entità, cioè il lavoro è una cosa, la famiglia è un'altra cosa, YouTube è un'altra cosa. Ma non è per niente facile, per niente. Cima 89, bella Mario. Ciao Mapo, com'è nata la passione per il sim racing? Un abbraccio. Appunto dai videogiochi, Mario, quindi come dicevo prima, dai giochi racing. In generale però mi piacciono le macchine, anche se poi nel motorsport reale non ho mai fatto niente, ho anche visto pochissimo. Probabilmente tutto nasce anche da... sì, penso da anche grazie a mio padre, che comunque insieme a lui, lui è anche un bello basato con le auto, Mini Cooper, 128 rally, lui anche meccanico mancato, cioè in realtà meccanico mai di professione, ma lo è, che si elaborava anche le macchine, adesso no, adesso le ha vendute tutte, e con lui abbiamo fatto anche i primi motorini, il ciao elaborato, la mia Vespa, cioè quelle cose lì ti restano e poi ti si trasportano. Non ho mai avuto appunto macchine esose e potenti, però quando si parla di videogiochi mi piace sentire il sound e poi sono molto appassionato della saga di Fast and Furious, questa cosa si riflette sul genere di auto che poi mi piace guidare nei videogiochi. C'è i DM giapponesi o Setto Corsa che sturbino e sfiammano. Gio Artigiani, che lavoro fai? L'ho detto prima, quindi informatico, per farla breve. Sestri Levante 81, cosa usi per streamare? Qui non capisco bene cosa ti riferisca, però diciamo questo microfono, quindi un microfono. In totale ho una, due, tre, quattro webcam un po' diverse e non troppo costose. Ne ho anche un'altra qua sopra che voi non vedete mai, che è quella che di solito dedico alla ruota della fortuna, ma non la faccio mai andare.
E, se parli invece di software, uso OBS, come lo sto usando anche per registrare adesso. Non sono uno che vuol dar fastidio con i layout, con tutti i contorni, i bordi, le luci. Voglio la semplicità, come vedete anche il mio sfondo è abbastanza bianco, c'è una libreria, sì, c'ho un minimo di luce colorata dietro, a me importa che mi si veda bene, che ci sia una buona luce, che non sia un'immagine cupa. Quindi OBS, una fibra FTTC 5020, diciamo abbastanza buona. Poi col PC lo sapete, uso, in realtà sono solo due monitor di tre quando gioco e registro o streamo, cioè il gioco davanti e sopra c'ho la regia, chat inclusa. Mick Bornilene, quando hai capito che era il momento di passare dal G920 ad un livello superiore? Ok, questa è carina. G920 è un buonissimo volante per iniziare, ma quando provate altro, qualsiasi cosa appena di più, già anche un Thrustmaster, G920 lo buttate nel cesso. Cioè, dite grazie a mai più rivederci. Io ce l'ho ancora montato nella postazione console, ma la postazione console non la uso mai, quindi non dà peso, anche se poi lo sostituirò con l'altro, il TSXV. Non lo so quando l'ho capito, in realtà mi si è presentata l'occasione di acquistare il Thrustmaster TSXV usato, insieme anche alla TLCM e a due volanti. L'ho preso e da lì ho detto, cacchio, che bella differenza. Poi da lì è arrivato Z-Magic, da Red Drive. Chiaro che quando tu provi di meglio dici, bellissimo, non vorresti mai tornare indietro, e quando per sbaglio torni indietro capisci quanto hai di buono nelle mani. Si può andare avanti comunque col G920? Si può andare avanti, però se siete tanto appassionati di questo sim, di questo sport, è un sport alla fine, penso che meritiate di più dopo un po', soprattutto se avete una certa età. Datevi valore, spendete e sarete contenti. Ragazzi, ci siamo, è stato un video di 30 minuti circa, sono stato contento, le domande mi sono piaciute, qualcuna maliziosa ma niente di che, molte anche molto intelligenti. Penso che rifarò questo tipo di video, sicuramente verranno fuori delle domande nei commenti, se sono cose veloci magari risponderò, però probabilmente se vedo che ci sarà tanto nuovo interesse per chiedermi ulteriori cose, allora farò una nuova storia su Instagram, quindi ripeto, seguitemi anche lì, Mappo Recording Game, e quindi ci scatterà poi un video numero 2, perché comunque fa piacere anche a me farlo. È un video che spezza le stagioni, quindi fine stagione 23-24 con la nuova 24-25. Lo volevo fare come primo, lo abbiamo fatto e spero vi sia piaciuto. Saluti da Mappo, ciao!